Devi essere il migliore. Quante volte hai sentito questa frase? La musica non è una gara. Oppure, le classifiche dove si decreta il miglior batterista, il miglior chitarrista, non hanno senso, perché non può esistere un vincitore laddove non c'è una gara. Eccetera, 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 bla 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 bla. Beh, io penso che sia tutto vero. Io penso che la musica sia proprio un'altra cosa. E allora ecco le tre cose fondamentali da tenere a mente quando si entra nel magico mondo della musica. 1. La musica è un veicolo che devi usare solo per esprimere il tuo messaggio. Quindi non smettere di cercare il tuo messaggio. Se credi di non averne uno, beh, ti sbagli di grosso. Tutti abbiamo un messaggio. Ce l'abbiamo in dotazione dalla nascita ed è il motivo per cui siamo qui, ora. Per cui cerca dentro di te e vedrai che lo troverai. 2. La musica è cooperazione. La musica migliore viene fatta in team. I migliori team o band sono quelli composti da leaders. Ogni elemento della band deve essere un leader nel suo campo. Attenzione, non ho detto il migliore, ho detto leader, cioè una persona autorevole e competente nel suo campo e con doti di leadership, cioè la capacità di guidare gli altri nella sua sfera di competenza. 3. Devi puntare ad essere sempre il migliore. Sì, ma il migliore di te stesso. Devi diventare ogni giorno, ogni mese, ogni anno sempre migliore di come eri prima. È impossibile essere il migliore in assoluto. È un obiettivo irraggiungibile e soprattutto è un grande dispendio di energia inutile. Se proprio devi partecipare a una gara, allora partecipa a quella dove i concorrenti sono due. Tu e te stesso. Il resto verrà da sé.